Mannaggia la miseria.
Buonasera, buonasera a tutti, salve, salve, questa è la live dove vediamo Ghost? Oh mio Dio, io in realtà non ho mai fatto nulla di questo, queste cose se non alle scuole elementari, quindi direi che non sono per niente allenata, non sono per niente... Forse manco a fine a fare una cosa del genere, però ci proviamo, ci proviamo. Come state voi? Ma il CEO cosa regala ad Anna? No, dai, è molto premuroso il CEO. Un vaso modificato? Beh, raga, ma chissà come cacchio si fa. Io ho messo un video di uno, come nasce un vaso d'argilla. Ma questo è tipo un artigiano, uno che ne sa... Io ho preparato una ciotolina con l'acqua. Perché sembrerebbe che forse serve l'acqua, non lo so, probabile. Il vaso sarà di forma fallica, vediamo come esce, probabile, non lo so. Allora, devo montare il tutto, ma io già ho pronto quello che serve. Tolgo un attimo la suoneria qua, perché altrimenti si sentono le notifiche, ti, e non va bene. E ci cimentiamo? Ma che tengo qua? Vedi che mi sono disegnata male a sopracciglia? No, è un effetto della luce. Ma se invece di un vaso fai una statuetta di Ares, hai detto cazzi, cioè una cosa poco impegnativa, calor, devo dire la verità, veramente poco, con lo stendino dietro. Vabbè, ma non fa niente, tanto tutto fa ambient. A proposito di stendino, stamattina abbiamo visto tre case, io e il CEO. Mamma mia, raga. Ma avete presente tipo quelle foto scam dove tutto sembra extra bello, extra perfetto? Così dicevo, oh, dai, però bella sta... E poi uno mette un prezzo, poi ne dice un altro, perché poi si aggiungono altre cose, altre tasse, ragazzi, mamma mia. La musica dà fastidio, per caso? Fatemi sapere. Perché, poi sono tuguri. Avevamo visto tre case. Cioè, avevamo, e basta. No. Non si sente? Alzo un pochino. Magari... Sì, è troppo invadente, ditemelo, comunque, la Madonna Mistress è uno di noi, dai, ma perché sti alert non partono? Vabbè. Ma Idra quando torna? Noi andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21:30, ogni giorno tranne il sabato e la domenica. Vabbè. No, Greve! Però i sound alert si sentono come al solito, ok? Ma proprio delle case scam, cioè uno si mette là a vedere la linea, e vediamo la zona, e questo, ciao Melancoli, e questo e quell'altro, così, colì. Poi le fotografie sembrano essere, cioè proporre una casa onesta. Dice, vabbè, proviamo, contattiamo, ci mettiamo d'accordo, così con lì. Che carina la collana. La collana in realtà mi è stata regalata da una ragazza che su Instagram si chiama Le Meraviglie. Non vorrei sbagliare il nome. Picciolo, picciolo. Adesso vi dico. Collana e orecchini, con tante altre cose. Sta ragazza è veramente molto brava. Si chiama... Le Meraviglie della Resina, che lei sa lavorare la resina. Io proprio, guardate, sta ragazza qui, che praticamente fa tutti questi gioiellini. Io, lei me li aveva regalati a settembre, però li avevo lasciati giù quando io sono ritornata a fine ottobre qua. Per Fabiola. Va bene, va benissimo. Grazie Wiwi Pinky. Grazie mille per l'abbonamento, grazie. Se parte l'alert siamo tutti quanti molto contenti. Questa ragazza fa dei gioiellini molto molto carini.
mi aveva omaggiato di un sacco di portachiavi, orecchini, e devo dire la verità, è veramente molto brava. L'unica cosa è che io, lei mi ha... partito l'alert, ma non si vede. Una cosa normale così, cioè una cosa che proprio... Vediamo un attimo, a dove cazzo stanno? Ecco, forse non c'erano di qua, come forse non ci saranno di qua. Li mettiamo da quest'altra parte. Intanto ho preparato l'altro coso per farvi vedere come faremo questo vaso. Comunque grazie Wiwi. Problemi di audio anche da Anna. Come mai problemi di audio? Non mi sentite? Che problemi di audio? Oh, raga, non mi dite, io qua vedo che va. Cioè, unghie peccaminose. No, sono unghie corte, purtroppo io le tenevo molto più lunghe. Io sento bene, meno male, boh. Non mi trollate. E quindi sta ragazza mi ha regalato questi gioiellini a fine settembre. Però stavo col tram tram dell'operazione, sta cosa così, poi vabbè, il periodo non era manco dei più felici. Comunque, quando sono risalita a fine ottobre, io avevo dimenticato di portarmi questi gioiellini a casa. Vorrei avere un po' di tempo per fare qualche fotografia così, tanto perché comunque è stata molto gentile e molto carina. Me li sto mettendo in live, ma effettivamente mi rendo conto che pure qualche storiella su Instagram non fa male e devo assolutamente sopperire a questa mancanza. Ah, Anna, per caso conosci qualche pagina IG canale che parla di tarocchi? Vorrei iniziare a studiare l'argomento, ma non conosco nessuno. Bibble, io sapevo che cose di questo tipo, forse più che altro con gli oracoli, li portava Nisha Miki. Lei, insomma, per quanto riguarda oracoli, tarocchi, queste cose qua. Come pagina invece non ti saprei dire, come pagina Instagram. Comunque Nisha la trovi sia su Instagram che su Twitch. Comunque ieri sera avete fatto schifo sull'Idra, dice Randim, non tanto per le critiche al cerbero ma quanto per i ban a cazzo di cane dati. Io non ho bannato nessuno, c'è stata Chiara che comunque non è affine assolutamente a controllare una situazione del genere, perché il suo canale è un canale abbastanza tranquillo. Abbiamo sbannato ovviamente le persone che erano state bannate così, poi un po' la goliardia ha bannato chiunque diceva sparava minchiate. Dopo sono state sbannate le persone, tant'è vero che ho parlato con alcuni di loro su Instagram e me ne prendo anche io la responsabilità, visto che comunque è un progetto anche mio. Non sono d'accordo col ban proprio a random così, anzi io cerco sul mio canale di bannare quanto meno persone possibile, anzi più di rispondere come sto facendo in quest'ora. E quindi niente, che ti devo dire, cioè io capisco pure che si è trovato in un momento di difficoltà, perché giusto che sia così, visto che comunque lei non tratta di queste tematiche, soprattutto tematiche in realtà, proprio eventualmente se dovesse muovere qualche critica si trova in difficoltà, è giusto che sia così. E umana anche lei, per carità, poi è ovvio che mi prendo anche io la responsabilità, perché il progetto è anche mio, il nome Idra è anche mio, quindi per cui del resto mi sono messa anche a parlare con delle persone su Instagram, come per esempio è capitato con Enrico. Lo può pure confermare, l'ho visto prima in chat, per cui niente. Io generalmente seguo le live di Idra in differita, non riuscivo a trovare la live nuove da 5 giorni. No, ma le stiamo caricando tutte. Le abbiate tolte, giusto? No, le stiamo caricando tutte su YouTube. Se le seguo in differita le stiamo caricando su YouTube. Quella di ieri sera l'abbiamo tolta perché raga, cioè si vedevano quella a prono, quella col culo da fuori, così non mi sembrava proprio il caso. Infatti in corso d'opera appena si è visto il primo perizoma col culo da fuori ho contattato gli editor, i mod, ho detto raga annullate la pubblicazione, perché era un po' a rischio. Cioè giustamente Kismet si è messo lì a censurare, però è possibile anche che possa sfuggire qualcosa nell'editing,
per cui cioè manco cioè noi stavamo lì reactando con l'ansia che all'improvviso si vedeva un culo o delle tette. Addirittura mi aveva contattato una ragazza, mi aveva detto Selene, mi aveva detto Anna guarda che forse si è visto anche qualche altra cosa, non dico cosa. Là proprio panico totale, annulla pubblicazione, cioè infatti hanno tolto solo quella di ieri, le altre ci sono, sì, è per questi motivi, non perché magari, capì, qualcuno possa pensare, vedi, prima parlano e poi dopo, no, perché si è visto palesemente un culo, una tizia pecora e probabilmente anche qualcos'altro, più di questo, che cacchio dobbiamo dire, non abbiamo assolutamente, anzi verrà ricaricata la live, per cui siamo molto tranquilli. Un applauso al censuratore, povero Kismet. può capitare che uno editando lasci qualcosa, pure perché secondo me Kismet pensava che non era un così grande problema lasciare un culo in perizoma, invece sì, purtroppo, ahimè. E quindi ci sta, poi uno piano piano capisce come sono le dinamiche di Twitch. La prossima volta, eventualmente, quando chiederemo di censurare qualcosa, sarà più attento. Tutto qua. Niente di che. Mi stavo dicendo che comunque stamattina siamo andate a vedere un paio di case. Tre. Dalle fotografie ci stavano pure, cioè dalle fotografie erano pure interessanti ste case, così. C'era un po' la problematica dei mobili, avevamo chiesto se era possibile perché c'erano delle stanze con ogni stanza un lettino, oltre quella del letto matrimoniale. Noi che cacchio ci dobbiamo fare? Noi servono due spazi dove poter streamare o creare contenuti per YouTube, Instagram, queste cose qua, insomma, ognuno per uno spazio proprio. E ovviamente le stanze sono progettate più che altro per delle stanze per bambini, no? A parte che abbiamo chiamato uno ieri che ha detto no, i mobili da lì non si possono spostare, ed era una cameretta completamente arredata per una bambina, perché i mobili erano palesemente per bambina, cioè erano bianchi e rosa, bianchi e lilla. Allora, cioè, la affittano soltanto ad una famiglia con una bambina? Cioè, vabbè, comunque saranno cazzi loro, comunque, vabbè, insomma. E invece per quanto riguarda queste case, siamo andati a vedere la prima, raga. Bello fuori, per carità di Dio. No, la casa dell'Idra, la casa mia è di Gianluca. Bello fuori, per carità di Dio, col giardino, tutto così, ovviamente condiviso, tipo un comprensorio carino, con le panchine e roba varia. Dentro, già prima cosa, ci avevano detto che c'era l'ascensore e in realtà l'ascensore non c'era. Cioè non c'è. Infatti quando ho detto al terzo piano prendiamo le scale, ho detto ma non avevate detto che c'era l'ascensore? No, questo palazzo qua. Già va bene, primo scam. Entriamo, cioè fotografia una cosa, la casa completamente un'altra. Allora la Cerber House chi rimane? Nessuno, stanno lasciando proprio, il 15 maggio vanno via. E tutte case via agenzia, la maggior parte ultimamente, sì, sai Dave, cioè quasi tutti quanti con l'agenzia. Vabbè, comunque entri in casa, a cucina, dalle fotografie, tipo i mobili immacolati, puliti così, invece c'erano tipo degli sticker attaccati là proprio, raga. Cioè io queste cose ne posso proprio vedere. Vabbè, primo bagno, però questo è da finire. Ma stava scritto doppio servizio, cioè se tu mi indichi doppio servizio sarà finito il secondo bagno, no? Cioè ma che mi metto, quello con i lavori, tu... cacchio, da finire, non lo mettere allora doppio servizio, cioè non lo mettere. Primo bagno, un mobile mangiato dalla muffa. Ho detto ma che è qua, cioè, no però su richiesta se volete, ma come su richiesta se volete, questo è mangiato dalla muffa, cioè facevano quelle inquadrature tattiche dove i difetti appunto non si vedevano. A prima stanza così il mobilone grande che prendeva tutto il muro ovviamente non era inquadrato. Un'altra stanza invece super giù, era simile a quelle delle fotografie. La terza stanza
va, poteva pure andare, però c'erano tipo dei mobili mezzi scassati, che non erano stati ovviamente ripresi dalle fotografie. Le tapparelle, raga, le tapparelle tutte di legno, cioè le tapparelle così, di legno, tutte rotte, tutte rotte. Io poi, per curiosità, sono andata a vedere sulle fotografie, ovviamente le tapparelle le hanno tipo aperte per non riprenderle nelle fotografie. Ho detto, ma allora per questa casa sicuri che il prezzo è quello? No, perché, cioè, nel senso, non sembrerebbe essere una casa da tot. No, però in realtà, anzi, c'è da aggiungere anche il condominio senza portineria, solo condominio e riscaldamento centralizzato per tipo 6 mesi, così, a fare 120 euro. Ho detto, ma che cazzo è? Cioè, ma che sta, ma Dubai? Ma che cacchio è? Detto no, ma lei allora è interessata? Interessata, una JH, ma per carità di... Allora, non hai avvertito, cioè mi hai pigliato per il culo che c'era l'ascensore e l'ascensore non ci stava. Ma hai detto che tutti i mobili, bene o male, erano nuovi e io mi trovo un bagno ammuffito, doppio servizio, di cui un servizio deve essere ancora finito. Ma che ci stiamo raccontando, le favole qua? A seconda casa che siamo andati, ma in affitto o mutuo, Anna? In affitto? Stavamo valutando pure un mutuo, ma secondo me forse al momento è meglio affitto. Anche se poi, conteggiando l'intero anno, e noi vogliamo in realtà un contratto 3+2, una cosa che sia un po' duratura, comunque, forse l'affitto. Io non pago affitto. Gli avrà mangiato il culo. No, ma ci siamo guardati proprio per dire... andiamo via, cioè senza troppo dilungarci, senza troppo... Io ho comprato casa qui a Roma, bella, tutto ok. Ho spostato un mobile per imbiancare, mega infiltrazione, dopo quasi 2 anni ancora non sono riuscita a risolvere, mamma mia. E ho pure dovuto cambiare le luci che erano tutte rotte, a led nel controsoffitto. Ora capisco perché l'agente immobiliare apriva sempre immediatamente le persiane. Hai capito un attimo, Lisbeth? Mamma mia, siamo inguaiati. Affitto con riscatto non si trova. Oddio, non so questa formula Monkey, lo sai? Non conosco sta formula qua. Poi voleva 3 mesi di caparagit, ma questa non vede proprio l'ora di togliersela davanti. L'unica cosa, ha detto, vabbè, se poi volete buttare qualche mobile, nel caso vi aiutiamo. È grazie o cazzo, cioè nel senso, come minimo, comunque no. La seconda casa che siamo andati a vedere, questo con un'altra agenzia, era abbastanza carina. Raga, vi frega che vi serve lo spazio per streamare, sì, Kiki. Che è, sì, purtroppo è vero. Io vivo in camper e sto da Dio, davvero, wow, te lo giuro, io sogno il camper. Pago solo l'assicurazione che è bassissima per i camper. Bellissima sta cosa, te lo giuro. Ho sempre sognato la vita in camper. E poi si può viaggiare, mo in tempo di Covid, però tipo in altri momenti si poteva tranquillamente fare. È bellissimo. E come funziona con internet e tutto? Sono curiosa. A sto punto vi conviene un affitto e cercare con calma e per bene una casa da comprare. Raga, non è semplice, Sarkan, veramente non è semplice. Comunque al momento la soluzione è l'affitto. Purtroppo è così, la soluzione è l'affitto, pure perché bisogna capire un attimo per accendere un mutuo e tutto, busta paga, roba varia, raga, non è una cosa molto molto semplice. L'affitto a riscatto è che tu vai in affitto e ciò che paghi lo scali dal mutuo che ti ritroverai a pagare poi. Quindi su 200.000 di mutuo tu paghi 30.000 di affitto in tot anni e te li sconti dal mutuo. Bella sta cosa, devo vedere, è carina, non è una cazzata, quindi Monke, grazie del consiglio, assolutamente, manco io la sapevo quanto sta cosa. La seconda casa era già un po' più carina, un po' più, un po' di personalità, cucina bella, devo dire la verità, spazi molto ben ripartiti. Però pure là, cioè, nel senso, belle le fotografie, però poi dalla fotografia ti vai a girare, cioè nella realtà il muro completamente tipo pieno di scotch, tutto consumato, cioè nulla che non si possa risolvere con un imbiancato. Tra l'altro
il colore di queste mura sono pure color Tiffany, non è manco, dice, vabbè, è un bianco, è un panna, loro sa, no, color Tiffany, poi devi beccare pure il giusto, cioè il giusto grado di Tiffany, la giusta colorazione di Tiffany, perché altrimenti viene una caciara. Dice, vabbè, qua ci mi si mette un quadro, si vede. E la padrona di casa, allora, una cucina ampia, bella, luminosa. La cosa bella è che in un paio di stanze, le stanze non sono comunicanti con nessuno. Addio vicini, bello, bello. Una stanza abbastanza ampia che verrebbe utilizzata da sala lounge e da studio per Gianluca. Un'altra, una camera da letto, una stanza per streamare io. Piccolina, con te, cioè, nel senso il giusto. Con dentro però due letti, un mobile, cioè a noi queste cose non ci servono. E un'altra stanza molto più piccola invece, con un letto, scrivania per, tipo per ragazze, cioè vecchie poi tra l'altro, vecchi sti mobili. E noi abbiamo chiesto se effettivamente era possibile togliere quantomeno qualcosa, ma anche a spese nostre, perché ciao a homeless. Perché allora noi siamo inguaiati, cioè o dobbiamo andare a vedere delle case che sono completamente senza mobilio, oppure dobbiamo vedere delle persone predisposte a far togliere, perché tutte le case presentano nelle altre stanze dei mobili, sono previste come camerette, dei letti. Cosa che a noi non serve. Mio amoroso si è trasferito in un appartamento dove il tipo che ci abitava prima aveva fatto sul soffitto di una sua una cameretta delle nuvolette con i glitter. Non ti dico le bestemmie per togliere quello schifo, mamma mia. Si conviene senza mobilio, se no ciaone. Io sono capitato in una casa in affitto, meglio senza mobili. Raga, ma pure senza mobili, cioè voi avete capito che dovete comprare tutto in una casa che non è manco vostra. E dopo sti mobili dove cazzo li mettete? Nel caso, no? Mettiamo che dopo 3 anni. Mettiamo che qualcosa non va bene. Quando si è in formula d'affitto, secondo me è sempre meglio ammobiliata. Magari fare qualche rinuncia, sicuramente, a livello di spazi, roba varia. Che zona avete scelto? Non lo posso dire. Però, cioè, quando invece devi comprare casa, forse ovviamente è meglio senza mobilio, che altrimenti devi mettere a spendere altri tot soldi per qualcosa che poi non sai, no? Cioè dopo 3 anni, cioè noi il mobile lo compriamo a misura di quello spazio lì, e chi lo sa dopo quello spazio, cioè quel mobile, se andrà bene in un altro spazio, cioè capì? Sì, ma allora metti come filtro ottimo il ristrutturato, abbiamo già fatto, raga, ottimo il ristrutturato, sono uscito questo nelle ricerche. Cioè, questo nelle ricerche. Ottimo ristrutturato, porca miseria. Alcuni fanno i furbacchioni di questa ceppa che mettono ottimo ristrutturato pure se la casa fa schifo. Cioè, e non vi dico l'ultima, cioè la seconda, quantomeno aveva un po' di personalità in più. Siamo rimasti, facci sapere se clickbait. Che cosa clickbait? Crei un vaso d'argilla da regalare al CEO? No, è vero. Lo devo fare. Perché esce ancora? Ah! Ottimo ristrutturato clickbait. Ma no, ogni volta che penso clickbait penso al titolo. Ho detto, ma fammi controllare, fai, ho tolto. Fammi vedere se ho tolto. Sono furbacchioni come quei, per esempio, il filtro ascensore. Mi è comparsa sta casa con l'ascensore. Sì, ma va là sotto. No, ma questo palazzo qua non c'ha l'ascensore. Ma allora che cazzo mi metti a fare con l'ascensore? Cioè, ma mi funziona Instagram per caso? Non c'entra, ma cerco confronto. No, quando entro nei DM mi si blocca, non mi funziona. Pensavo che era un problema del mio cellulare o della, non lo so, comunque non mi si apre la cartellina dei DM. Oppure mi va proprio lento, ci mette 3 ore per caricare. Quando ho comprato casa io abbiamo fatto lasciare solo cucina che stava da Dio e ci siamo risparmiati una grossa spesa investendo quei soldi in ristrutturazione e mobili. Però ho comprato casa, hai capito? Ne siamo in affitto. Questi che mettono le foto strategiche sugli annunci, come se poi gli eventuali affittuari non vadano a vedere la casa. Infatti siamo rimasti un attimo così e ho detto, maronna mia, ma che è sto scempio? L'ultima casa invece c'erano ancora i padroni dentro che erano... penso due studenti, una coppia comunque,
pavimenti belli, belli pavimenti, perché è una cosa che io guardo, però oltre i pavimenti tutte le balcone diroccato, ma diroccato al massimo, manco di vabbè, io mi ci metto qua, mi metto a pulito, no, proprio completamente disastrato. Le stanze anche loro non disposti a togliere i mobili, ma poi mobili, cioè, magari dice vabbè, però un mobile è bello e un mobile ne vale la pena, cioè almeno me lo tengo, è carino, per di, cioè con le ante tipo spostate, ho detto ma che cazzo, ma che cacchio, cioè ma sto meglio qua, raga, cioè io paradossalmente pago solo la stanza, non l'intera casa, ma sto meglio qua. Cioè, se proprio dobbiamo vedere, ma pure non è che pretendiamo una casa da villa, ma no, assolutamente. Una casa che possa permettere uno spazio per me e per lui di lavorare, come giusto che sia. Perché volete vedere che magari io devo andare in live, lui sta in live, come cacchio facciamo? Cioè, ognuno deve avere un piccolo spazietto per poter permettere di far lavorare l'altro, viceversa. Dico che una stanza grossa quanto questa, però uno spazietto che sia comunque affine a quello che dobbiamo fare. Invece proprio, guardate, la cucina, oh mamma mia, io poi quando vedo le cucine, io li chiamo i BB gas, tenete presente quelle cucine che c'hanno fornelli e forno sotto, che si spostano tipo carrellini, incubo. E poi io questo tipo di cucina l'ho avuto per 2 anni e mezzo quando abitavo a Tiburtina, ma la casa era vecchia, non pretendevo niente di che, c'è, nel senso. Ma manco mo, però, cioè se tu mi spari un prezzo qua, la cucina BB Gas e al doppio servizio che deve essere finito. Raga, io vi dico un prezzo, io vi dico un prezzo, perché noi siamo andati a vedere, perché ho detto vuoi vedere per caso, così siamo in due, magari, capi? Cioè, questi volevano una casa con una porta blindata, stava scritto, quelle porte vecchie riverniciate, così, le porte di casa, quelle che se soffi cadono per terra, vabbè, porta blindata, non so, no, ma dentro ci sta tutto un sistema, vabbè. Pavimenti, ripeto, solo i pavimenti, muri tutti macchiati, tipo dalle pedate, così. Mobili sgangherati, cucina BB gas, un frigorifero, quei frigo alti, diciamo così, no? Non quelli là belli grossi. Cucina veramente pressoché tipo casa studenti. Cioè, sapete le case studenti basic proprio. Raga, comunque alla fin fine sto prezzo 1200 euro. 1200 euro, oltre 80 euro di canone condominiale, così ad cazzum, senza portineria né niente. Questa è la terza casa, che la prima casa, non vi dico, la prima casa, quella col doppio senza ascensore, roba, 1400 euro in tutto, perché sul sito mettono un prezzo, poi va a parlare, ma bisogna pagare questo, ma bisogna pagare quello, comunque era arrivata a 1400 euro gittata la tieni tu. La tieni tu, padrone casa. Vedete che cacchio dovete fare? Perché veramente, cioè, non è che qua le cose ce le regalano, assolutamente. Un furto. Cioè, manco a dire, vabbè, ma la zona. Veramente un furto. Ma non esiste né in cielo né in terra. Cioè, io non dico che i barboni, assolutamente, però, cioè, manco che ci devono pigliare per il culo così. Sul sito mettono una cosa, peccato che non si possono lasciare le recensioni, le cose, che altrimenti io lo scrivo là sotto, ragazzi, non è assolutamente come si vede nelle fotografie, ve lo dico, vi risparmio questo tempo, perché, e poi vi chiedono 1400 euro, no, per Fabiola, no, cioè quello che sta scritto là sopra, più la mediazione, scusatemi, vogliamo dire, la mediazione, chi voleva tre mensilità, cioè, volete capire, tre mensilità di caparra, avete capito che significa tre mensilità di caparra? Significa 1400 euro per tre di caparra, più
il mese che ci stai dentro, facendoci un calcolo su per giù, 1300, io non so bravo in matematica, calc, 1300 per 4 uguale 5200 euro, a così 5200 euro. E la mediazione, guarda, il 10% esclusa l'IVA, così comunque un po' più di una mensilità. Vai. C'è proprio degli avvoltoi. Ripeto, non vogliamo la villa, ma uno spazio che sia agevole, ma lo voglio pagare quello che effettivamente vale la casa, non quello che tu pensi perché devi lucrare sulle persone. Dai. Cioè, stiamo veramente scherzando. Che è questo coso? Questo è un coso di ricambio. Una spugnetta e tanti così. Questo un attack, non c'entra niente. Questi, tutti gli scazzimbocchi colorati, tutte queste cose. Pensavo che la gamma attivata di quest'altra parte. E colore, ma mi sa che il colore si deve asciugare prima di colorarlo. E questo? E questo? Ah, la palette con... Che fa la fantastronzatella qua. Allora, questo non mi serve. Colori non mi servono. Allora, ci sta l'argilla marrone e quella bianca. Io pensavo di fare quella bianca, perché così magari se la devo colorare la coloro meglio. Mi sembra bambino dei cartoni di testimoni, dice no. Bianca vabbè, no, facciamo quella bianca. La marrone è troppo, cioè capiamo, ma la bianca la posso colorare. La posso dipingere, penso, in modo migliore. Allora, questo che è? Dove asco? Ah, ecco. Chissà, raga, sto presa proprio dallo sconforto, vi dico la verità. Chissà. C'ho pure il cassettino qua sotto che non serve ad un cazzo comunque. Alla fin fine. Ma sto coso dove si attacca? Qua. Allora, questo kit è un kit per bambini. E quindi, cioè già da questo punto di vista partiamo molto bene. Cioè, se è un kit per... Funziona. Allora, se è un kit per bambini, io credo che non dovrebbe essere poi così tanto proprio difficile. Allora, questi li metto da parte. Così tanto difficile fare un vaso, no? Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, perché tanto qui, come al solito, lo scam è sempre dietro l'angolo. Ah, ecco, voi vedete? Le cose più semplici sono sempre quelle più difficili. Io vi ringrazio che comunque mi demoralizzate sin dall'inizio, vi voglio veramente molto bene. A 30 anni con l'ombrello giallo stai rovinato. L'ombretto giallo, è vero. L'ombrello, stai rovinato. Ma che devo fare? Allora, raga, che cazzo sono questi cosi? Uno. C'è qualcuno che se ne intende? Due, che è sto coso? E che è sto coso? Colla? Colla, credo. Credo che servano per modellare. Fino a qui, bene o male, c'era arrivato, però...
cioè tipo ognuno nello specifico. Ah, questo me lo ricordo, questo qua. Questo qua io me lo ricordo, che tipo fai così che ti crea la scalanatura. Questo per dipingere, questo con... Io non so manco come... Cioè, stavo dicendo, io non so manco come modellarlo, cioè io in realtà non so manco come appoggiare il coso qua sopra, vi ricaprita. Però... Ah, questo pure me lo ricordo, aspettate, che cacchio è? Ah, sì! Cioè, questo è... Mio Dio. Cioè, sto coso qua si ti... Sì, sì, però non... Per tagliare l'argilla, effettivamente dovrei tagliare l'argilla. Quindi questo serve per tagliare l'argilla. Questi altri li metto qua dentro. Oh, raga, però vi vedo sul pezzo, eh. Cioè, io vi vedo abbastanza preparati su queste cose. E questo mini coso? Che cazzo? Vabbè. Comunque, sì, sì, dovrebbe esserci una sorta di filo. Sì, sì, c'è il filo. Allora, gli occhiali, che altrimenti non ci vedo un casio. Io ho preso il video di un tizio che lavora l'argilla, però è un artigiano, cioè è un professionista. Ed è subito l'albero azzurro con lo scatolone di Fabbricone. Io ho preso sto video, e con la differenza che questo veramente è un artigiano. Non esiste un bambini fanno, va, non... Vediamo un attimo. Cioè, scegliamo il video insieme. Tipo, bambini giocano col vaso d'argilla. Allora. Eccolo qua. Che è questo? Questo è per fare buche. Che serve? Allora, buongiorno Anna, un saluto da Faenza e da ex studente di ceramica. Allora, caro mio, caro, mi serve una mano perché io qua non ci sto già capendo un cazzo. Ti dico la verità. Ti dico proprio la sincera verità. Allora, vaso. Come nasce un vaso d'argilla? No, allora, io voglio vedere una cosa che sia molto più carina, non lo so, tipo... Sta signora con mattariello, non è possibile, non è possibile. Allora, questo è un coso che gira. E va bene. È un mini tornio. Ok. E qua ci siamo. Laboratori arti visive. Come realizzare un vaso di creta, però, a Colombino. Potrebbe essere la stessa cosa. Possiamo valutarlo. Vogliamo fare un piatto? Un piatto? No, un vaso, è meglio un vaso. Però questo lo vedo abbastanza... Come creare un piatto di ceramica? Argilla. Vedi, pure i miei contro... No, facciamo lo slime con le unghie lunghissime, non credo sia... Ecco, che cazzo sta facendo questo? Lo bagna? Lo bagna? Arte ASMR rilassa... Oh, possiamo fare tipo... ASMR. Oh, sto bambino, come costruire un vaso d'argilla? Bimbo! Fammi vedere un attimo una cosa, per cortesia. Quando avete raggiunto... Però fammi vedere come lo fai, perché non mi sembra che sei molto pratico. E non penso che tu sia la persona adatta a cui rivolgersi. Passiamo la mano con questa stecchetta, vedete? Che questo c'è come una lo punta. Fa alla fine? Una volta che questa la creta si... Oh, però questa ha fatto una ciotola. Povero bambino. Raga, ma... è la verità, cioè nel senso non mi piaceva come ha fatto. Perché devo prendere ispirazione dal peggio? Perché non prendere ispirazione dal meglio? Ciuga un poco. Guardate questa, ha fatto una ciotolina. È bella, no? Perché povero bambino. Raga, ma faceva schifo, cioè che cazzo... È la verità, cioè non dobbiamo essere ipocriti. Vedete Omas? Guardate Omas come sta sul pezzo. Anna, ora vedo se trovo qualcosa dalla mia scuola. Bravo. Della mia scuola. Bravo. Vedete? Madonna, raga, questo sta proprio sul pezzo. È bravissimo. L'ho visto pure prima. Cioè, guardate là. I conigli, perché mi stavo guardando i video sui conigli. Poi esce una Genesis Galeazzi. Perché abbiamo menzionato la ASMR. Chi usa i vasi da fiori? No, non ce ne fotte. Allora, sta ragazza, lezione di tornio, bravissima.
Bravissima. Musica un po' alta, credo. Devo lavorare in una posizione a voi comoda per appoggiare i gomiti. Vabbè. Senza vicini. Sì, ma alla fine come lo fa? Problema. E tendiamo fa una ciotola pure lei. Ok? Questo era il mio professore. Buona domenica. Fammi vedere. La nostra mano ci sta dentro. Ritagliamo. Questo sarà tra l'altro. Ah, abbiamo, ma non lo usa il tocco. Giunge sopracciglia. È vero, simpatico questo coso. Fai un po' sa cenere, non è una cattiva idea, lo sai, shish. Perché lui li utilizza. Lui li utilizza i posaceneri. Sarebbe carino. Vedi, questo usano il coso. Fammi vedere questi bambini che forse stiamo a livello... Bambino, mo. È la signora con... non mi sembra che abbiano fatto una cosa... molto carina, cioè non mi sembra che abbiano, ma questo ma il DAS, ah, ma è qua. Dicevo io, ma che cazzo è sto rumore? Questo è bello però. Ovviamente non verrà mai così grande. Madonna mia ragazzi, ma io qua mi devo prendere un altro... Bene, per oggi è tutto. Tentate di allenarvi a casa. Vedrete che... ce la farete, ci vuole tanto tempo, quindi non scoraggiatevi, a volte ci vogliono anche anni per riuscire a fare un cilindro. Ok, così. Mi hanno confermato che l'arredamento di quella stanza si può togliere, quindi ok, ti serve un po' di spazio, casa, questo è lo spazio, questo è lo spazio che io ho. Allora, vogliamo iniziare con, cacchio ne so, provare a fare una ceneriera, ma il tuo coso che gira funziona a batteria o a corrente? Iniziamo a fare una ceneriera. Una ceneriera. Che lui lo utilizza pure. Come lo chiamate voi? Posa cenere, cioè. Come schiacci i pedali, Anna, nessuna mai. Forse che mi manca un po' guidare, in realtà. Probabile. Ma devo andare a... ma non mi dite che devo andare più a forbice. Ah... primo panetto di argilla. Allora, qua nel libretto dicono il tornio da vasaio con cassetto, 1 chilogrammo, ok, le terre, va bene, e poi lo stampo incluso nel cofanetto è stato appositamente pensato per prendere la giusta quantità di terra e soprattutto per disporla esattamente al centro del tornio. Se la terra non è perfettamente centrata, la scultura non verrà bene. Ok, quindi questo, si togliamo questo coso, no, bisogna forse sicuramente lasciarlo, quindi questo è per metterlo dentro. Anzi, ha già delle istruzioni, è vero! Ok.
Ragazzi, voglio, cioè, non è nessuno sugar nel puro sé. Ok. Com'è? Si bagna? Si bagna? Cioè, si bagna in questo modo? Si bagnano le mani? Si sta bagnando pure il coso? È normale? Bagnati le mani. Mi sono bagnata le mani. Mi sono bagnata le mani. Dentro ne devo prendere altro poco. Ma per Dio, voglio si non ghiacchi in mano, eh? Live disastrose. Deve diventare morbida. Anna, metti la canzone di Ghost. Credo che in questo momento non possa toccare proprio niente. Credo. Allora, cioè, così va bene. Allontana la tastiera. No, ya, sta abbastanza lontana, devo dire la verità. Devo mettere altro. Io pensavo che era tipo plus un mio capello. Il capello è incluso nel... Porca miseria! Allora, la spugna per pulire la scultura, no? Ok. Allora, qua si dice, riempi una scodella d'acqua, bagna la terra e mescola bene fino a quando non risulta... Ah, però vedi, ha già bagnato tutta la terra, no le mani, la terra! Mescola bene fino a quando non risulterà morbida ed umida e non ci saranno più bolle d'aria. E io non ho bagnato la terra, ovviamente. E piazza la terra. Vedete, già mi state facendo imbrugliare. Già mi state facendo imbrugliare. Confondere. Allora, la terra. Questo va qua. Questo lo metto qua. Questo lo metto dentro al cosariello, qua dentro, così. Poi bagna la terra. Bagno la terra. Bagna, deve essere unico. Ehi, vedete? Cioè, nel senso, Anna, hai fatto tutto al contrario. No, c'è scritto così qua. Tutto. Oh, vedi? Oh, c'ha miseria, mi sto ghiaccando sana. E l'ho messo dentro, come qua, piazza la terra dentro al coso, ok. Poi, tira il coso fuori. C'ha miseria. Tira il coso fuori e se n'è venuto, grazie. Tira il coso fuori e... Oh, raga, sto seguendo le istruzioni, mo... Tira il coso fuori e togli la velina. Ok, togliamo la velina. Togliamo la velina. Non mi giudicare, Anita. Non mi giudicare, ti voglio bene. Allora, il coso fuori. Poi, dicono qua, ci dicono dalla regia... Vai tranquilla, ok, grazie, io lo so che sei comprensivo. Dopo aver calibrato la terra, estraila delicatamente dallo stampo la pellicola. Metti il pastone al centro del tornio, premendolo un po', ma senza deformarlo troppo. Poi vi dicono, bagnati bene le mani. Prima levica la base del pastone sotto con un dito in modo che aderisca bene al tornio. Mani, bagna bene la cosa, dice qua, fa così, fa sto segno, andiamo avanti. Perché mi vengono queste idee? A volte io, veramente? Qua, ah, ok, poi mi dicono,
Bagnati l'indice destro e infilalo delicatamente nel foro per iniziare a scavare. Il motore deve essere spento. Non premere il pedale. Allora, io voglio fare una cosa un po' più... Che ca... O fanno re... Che veramente è tipo rotondo. No? Però è rilassante. Parte. Cioè... Dentro? Dentro? Oh! E questo lo so fare. Poi mi dicono, ora premi il pedale e dopo averli bagnati, infila entrambi i pollici nel foro per renderlo più grande e più profondo. Non c'è bisogno di metterci forza, devi solo premere delicatamente con tutti e due i pollici. Così facendo creerai un foro. Siamo pronti? Siamo pronti? E queste mani come vanno? Ah, così solo. Ho fatto un foro. Mi sta prurendo la capa, come faccio? No! No, allora, fatemi leggere prima il processo. Siete miscredenti. No, crede! Allora, madonna, mi sta prudendo la testa, per Dio. Ora modellerai la terra con le mani per far diventare l'oggetto più alto. Premi il pedale per far partire il motore, bagnati bene le mani, prendi il bordo del vaso, tutto insieme, tra il pollice e l'indice della mano destra, per assottigliarlo. Attenzione, non premere, come prima ci preme e poi non premere, altrimenti farai un buco. Tieni la mano destra ferma, così che la terra potrà alzarsi in modo regolare. Mannaggia, per evitare di deformare l'oggetto che stai creando, tieni la mano sinistra all'esterno del vaso, così... Ah! Fermati quando il vaso... Allora, verrà una bellissima ciotola medievale. È partita già un po' storta. Wow, aiuto! E già questo è un inizio, io direi. Cioè, io direi che è un inizio. Verrà un bellissimo. Il bicchiere c'è. Allora, posso fare una cosa? Scusatemi. Posso fare una cosa? Posso dare un attimo un po' una forma a più, eh? Allora, io vi assicuro che è abbastanza rilassante. Però fuori è un po' bitorzoluto da una parte. Il centro. Ragazzi, però fuori, no? Aro sta... Prova a vedere se riesci a ricentrarlo. Perché questa parte qua, caro mio Nata, Nitaia. Oh, non papà. Cioè, sta parte qua è un po' bitorzoluta, devo essere molto sincera. E io vorrei che fosse un po' più... Ragazzi, ma che cazzo? Allora, no, Yara, però, serio. Creo sex toys. Allora, questo coso... No, questo coso qua, no. Si può togliere. Cioè, tipo, venuto un po' così, no? Un po' alto da una parte. Sembra un bius. Sì, facevo l'Accademia di Belle Arti, io. Infatti quest'arte voi non la capite, scusate. Allora, posso ricominciare da capo? Posso ricominciare da capo? Ma che sto piangendo? Allora, ricomincio da capo. Ho capito. Cazzo. Allora, ricomincio da capo. Questo qua dentro qua. No,
Porca miseria. Raga, con tanto amore però, cioè, l'importante è metterci la passione. È quella. Ci sta. Però, mo, non è che... Poi io ho fatto belle arti, stavo con Baby Gay all'università. Sì, l'ho impastata prima. L'ho impastata l'argilla prima, la natrivi, sì, assolutamente. Mi scoppo pure la mano. Allora, come cazzo faccio a farla? La voglio dritta. La voglio fare bene. Oh, questa cosa mi deve riuscire. Almeno questo mi deve riuscire. Forse mi ne serve un altro poco. Ah, guardate qua, guardate qua già che mi ha già combinato, eh. Ciao, miseria santa. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ma tanto, scusatemi, non deve apprezzare il gesto. Il pensiero. Che dice Dana? Ciao Junkel. Allora, a me sembra molto molto più professionale ora. Andiamo a vedere. Ma anche hanno queste cose. Ti prude sempre qualcosa. Perché? Perché? Cioè, tu stai libera con le mani, ti dà fastidio niente. Raga, io faccio a breve, da qui a un anno divento una grande artista. Oh, lasciate stare. Oh, no. Esatto, mettersi una maglietta scrausa a maniche corte, pure c'avevi ragione, Dana. Non ci ho pensato. Cioè, ragazzi, scusate, un vasettino di tutto. Di tutto rispetto. Allora, mo onestamente, dove sta Nat? Dove sta? Onestamente, è migliore rispetto a prima? Sì. Ma che mi prodo ovunque? Ma non è che sono allergica. Sì, stasera dovrei andare in live con Marco Crepaldi alle 22. Possibilmente non sporca di argilla. Allora, Piano. Ma si sta staccando. Piano. No. E Oh. Sembra centrato. Grazie Nit. Ti ho chiamato Nat. Nit, grazie. Allora, sembra centrato. E fin qui tutto è ok. Questa parte si è un po' sopperiamo subito alla mancanza, non ti preoccupare. Facciamo tipo un po' così. Con live sul suo canale, esatto. Con amore. Si può sempre aggiustare. Ok. Con amore. Con amore. Con amore. Si gira, come diceva, col ditino si preme sotto, così. Guardate come sto combinando, frate, mamma mia. E il ditino dentro, senza... Ditino bagnato, senza pedalino. Ditino dentro, senza pedalino, ditino. Poi, col pedalino, bagno questo. E bagno questo col pedalino. Sì, stasera da Marco Crepaldi continueremo il vaso. Ma perché viene più alto da una parte?
Senti. Sto facendo un'anfora. Allora, raga, questa è arte contemporanea. Poi se voi non la capite non è un problema romì. Questa è arte contemporanea. Bagnati di nuovo. Se voi, no, se voi non capite l'arte contemporanea non è un problema mio. Cioè, capì? Allargalo da sotto. No, 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 no. Gente che è già quotato questo vaso. Opera d'arte mobile. Cioè, mo, voi volete dire no, mo faccio dei meglio. Cioè, è, ha una forma. Se guardi i vasi di Zauli, un ceramista ci può stare, ci può, ci puoi stare pure, capì? Cioè, ma io prendo ispirazione, come si chiama? Da Zauli, io prendo ispirazione da lui. Ma scusate, ma non deve andare su tutto il corpo, ma deve essere per forza piccolo. Cioè, io mi immaginavo una cosa tipo, ci ho messo poco... attaccando tutto. Bagnati le, secondo me è un nuovo feticismo quello di farmi vedere mentre mi bagno le mani. Guarda, raga, mi sta venendo un'opera contemporanea che veramente sta perdendo i piezzi proprio. Guardate la mano. Allora. Allora. Questi pezzi qua, no? Che fine faranno? Cioè, nel senso, tutta sta roba qua. Cioè, azzecco. Sta diventando... Anna, bagnati, allarga il bu. Allora, io vorrei capire... Se è possibile riattaccare... Allora, voglio dare una forma... Una forma... A cazzo di cazzo, cioè una forma. Non vi preoccupate che vi faccio dei... Non vi preoccupate. Miscredenti. Siete miscredenti. Vi faccio vedere che... Viene, viene, non vi preoccupate, viene. Viene un po' ad cazzo, però viene, viene. Viene, un vasetto. Un vasetto. No, non è così, è così. No, no. No. Allora, questo è contemporaneo. Così, vedete? Un porta uova. Un porta uova. Un poggia uova. Lo ha. Beh, ragazzi, scusatemi se è poco, Cioè, ci sta. Lo studente di ceramica dice che lo ama. Guardate qua, va. Guardate che cosa sublime. Con questa scia un po' così. Con questa. Si può rifare? Si può rifare? Ex, sono vecchio. Vecchio. Mo. Allora, questo sembra un tornado. Sembra un tornado. E io basta comunque il pensiero. A volte basta proprio veramente il pensiero, eh. Non è che
Come faccio? Come su modello? Come si fa? Su coso? Guardate qua. Allora, facciamo questa pista ciclabile da questa parte. Così questa scalanatura mi sta un po' sul cazzo, devo dire la verità. Però, secondo me, si può fare di meglio. È arte... Raga, la libertà artistica! Cioè, voi non capite... Guardate qua. Oh. Guardate, questo può essere un posacenere a vaso. Cioè, non so se riuscite ad apprezzare... se riuscite ad apprezzare, cioè sembra un tornado. Guardate, no, così no. Cioè sembra un tornado, no? Sembra un coso che c'ha una certa fluidità. Il movimento, il bidet di allora, io questo lo lascerei così. Quando entro, quanto si asciuga una cosa di coso, di argilla? Allora, questo è 24 ore, già è troppo. Allora, dov'è che mi dà fastidio? Qua, dà un po' fastidio qua, devo dire la verità. Però, ragazzi, cioè... Dai, è artistico, no? Cioè, porca miseria che mi prude tutto. Esistono persone che rendono con la propria cacca oro. Esatto. Tipo Manzoni ha reso la propria cacca arte. Per cui io non vedo per quale motivo questo sprottacenere non debba essere comunque in qualche modo. Raga, questo pitturandolo poi lo faccio a scibello, non mi preoccupate. Guardate qua. Io passerei ad altro. Poggia sigaretta. Si appoggia tranquillamente qua. Si appoggia, poggia sigaretta. Come cazzo fatto? No, poi mi ho paura di rovinarlo. Mi chiedo se poi stare... Che forma dinamica, esatto, bra. Io faccio queste cose qui, sono lettere, non posso aprire. Guarda come sto. Allora, questo qua, come si fa poi a toglierlo? Scusate. Me le mandi su Instagram? Esatto. Prendi il filo. Ragazzi, sto un po' un attimo rovinando il capolavoro. Perdonate, sta scendendo la parte di qua. No, no, non scendere. Non scendere, non scendere. Prendi il filo. Prendi il filo. Sta collassando su se stesso. Allora, no, scusatemi. Allora, come sta attaccato sto filo? Possibile mai che rendono tutto complicato? Tutto. Dai. No! 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 Ma porca miseria! Porca miseria! Sto filo è merda. E sta collassando. È vero. Nat. Sta collassando. Ragazzi, io non so se rende l'idea. Questo vaso si chiama Poesia in Movimento, che è realmente poetico.
un po' cesso, un po' sta collassando, raga, ma sa che già rifà. Vi giuro, sta un po' collassando su se stesso da questo lato qua. Molto esistenzialista come vaso, è vero. Porca miseria santa, guardate che maggio combinato. Un po' cesso, un po' lattina schiacciata. Dove si mette di solito? Di solito dove si mettono queste cose? Ragazzi, sta diventando parte integrante della mia mano. Come cazzo? Secondo me ci sta. Lo trovo molto brobdediragna. Allora, dove cazzo lo metto? Su se stesso, ragazzi, è collassato. No, greve. Allora, raga, io mo faccio come dico io. No, raga, è venuto un cesso. Io mo faccio come dico io. Queste indicazioni sono scam. Va bene? Sono scam. Allora, questo lo faccio con tanto amore. Questo lo faccio. Quello era per provare. Questo invece lo faccio con tanto amore. Ciao, miseria. Ma io mi sono lavata, docciata. Ma poi perché qua sopra? Perché, porca miseria, ci sta la roba del computer? Già, miseria. Che mi viene in mente? Perché penso che sia una buona idea fare queste cose? Sta roba qua non si può riutilizzare qua. Che peccato buttare. È peccato. Sbutta via niente. Oh. Oh, mano a cucchiarella e azzecca qua sopra. Azzecca. Azzecca, mannaggia la miseria. Azzecca. È normale che mi stia venendo fame? Cioè, lavorando l'argilla? La cosa... Si può lavare sto coso? Io mo faccio come dico io. Io mo faccio come dico io. Senza le indicazioni e né niente. Ne ho un pochino fra i capelli. Sì, lo so, è perché prima hai schizzato tutto. Me ne frego. Allora, prima di tutto, stiamo molto calmi. Sto coso, a geometta Bonarini. Vai. Oh, 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 oh. Mi sembra di capire. Mi sembra di capire che non è... Si allarghi. Oh, poi prendo questo. Sta schizzando roba ovunque. Prendo questo, glielo butto dentro così proprio. Che proprio. È schiattato proprio. Mannaggia la miseria. Come la prima. Oh. Voglio. Fraintendibile sta live. Attenzione. Allora, questo, no? Con questo, questa cupoletta così. Guardate che profe, guardate come dico io. Guardo come è venuto tipo guizzetto. Cioè, avete visto? E poi io non so se rendo l'idea, però. Oh. Togliere piano piano. Piano piano. Lo dico io questo, eh. Perché se ne è venuto sto pezzo? Perché? Perché se ne è venuto sto pezzo?
Fratelli, tu qua mi devi mettere un pezzo, hai capito? Altrimenti io non sono contenta. Un pezzo, maniere forti, maniere forti. Allora, che cos'è questa scalanatura qua? Cosa ti dà fastidio? Cosa ti dà fastidio? Caggio nulla argì. Voglio un massaggino. È già storto, lo so. È come fare un vaso d'argilla. Questo pezzo, questo pezzo. Vado la maglietta, hai visto? Mettere subito a lavare. Oh. Oh. Per scambiare le telecamere? Non credo proprio. Non credo che possa. Mi devo andare a sciacquare le mani per farlo. Era una buona idea. Ah no, ha detto che. Faccia break. Mi sta andando tutto sotto. Ciao, non me le posso tirare le maniche su. Come faccio? Guarda qua, mi metto dietro e facciamo cosa. Se, guarda, se sei più brava di me, ti metto pure davanti. Ok, ricca. Venendo un palesemente un vaso sta venendo. Come si chiama sto coso che gira? Tornio? Zitti, zitti, che sta venendo, zitti! Ragazzi, ma questo è o non è? No, stai fermo, stai fermo. Attenzione,
Maglione, ormai è andata. Ormai è andata come la mia vita. No, 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 Filo, ma che cazzo stai facendo? Ma mi ritieni a fanculo per cortesia. Cioè, stai rovinando un lavoro serio qua. Vai, per essere scarsa ti sta venendo bene, dai. Tu non confidi in me. Frate, io ci ho fatto belle altri. Metto lo stesso errore di prima. Che mi è venuto tipo. Ora il valore è salito a 400, a 4.000 euro esatto. Vedo che stai capendo comunque bene o male. Qual è la cifra, il valore comunque soprattutto di questa arte? Un bicchiere. Questa parte però, Si può tagliare. Porca miseria. No. No, no, no. Si può per caso tagliare. Come senza offese sta uscendo una merda, uomo di mondo. Ma che cazzo dici? Ma Navira ha l'importanza di questo. Ah, Nas, non lo stai guardando il valore. No. Cioè, Nas, non stai vedendo che è arte? È arte? Cosa vuoi tagliare? Voglio tagliare la parte di sopra col filo, tipo così. Tipo così. Posso? Posso tipo così. Sì, puoi. Come si fa? Tipo così. Madonna mia, che cazzo. Cioè tipo così. Raga, voi state qua guardando un artista comunque in erba. Cioè, come cazzo. No, 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 no. Vieni, a fangul. No, greve. No, raga. Miscredenti che non credete mai in me. Miseria. Miscredenti. Credete mai in me, non credete. Guardate che più questa parte di me. Si può tagliare sta parte in me. No, greve. Mi schizzo tutto quanto addosso. Ma no, veramente una live che è molto. Raga, con Juan me la miseria, già spettorata un attimo, poi sta sondando. No, no, sui pantaloni no. Quei vasettini dove mettere i fiorellini. No. Io la presenterei in una galleria d'arte anche io. Se proprio posso permettermi, è venuto veramente molto bello. Sono commosso. Sono commosso. Ah!
Carlos. Cioè, nel senso che... Non sono riuscita a fare quello che volevo fare. Nit. Ecco, mo parlo voce. Cioè, perché da no. Bastoncino. Ma vedi sto filo. È un cutter. Che cazzo è il cutter? Secondo me. Bene così. Secondo me. Volevo fare la superficie dritta. Tutto ciò è incredibilmente ipnotico. Volevo fare la superficie dritta. Cioè qua sopra, qua. Come si fa? No, pure il microfono, maronna mi Gesù Cristo che sto combinando. Allora, bagna il filo. E poi avvolgerlo attorno. Così, proprio da fare zza. Proprio da fare zza. L'ho attaccato. No, forse no. Ma così non ne uscirò mai. Aspetta, però è venuto blilla così. Aspetta un attimo. E sta sempre che mano un po'. Sta venendo incredibilmente uguale a come lo... Stai usando troppa acqua, infatti non è poco che diventa minestrone sto coso. Lasciala asciugare un minuto. Raga, ma siete tutti quanti artisti? Fatemi capire. Cioè, siete tutti quanti che avete fatto belle arti, cioè, per capire, per sapere. Se prendi un taglierino e poi fai girare... Ah! Eppure tieni ragione. Il nanna mi ha nasciuto il rughetto per dirvi, eh.
A me mancano 4 esami alla laurea in belle arti a Napoli. Fammi gli auguri. Non si fanno gli auguri prima del... Lo sai? Comunque, in bocca al lupo. Quello ormai è morto. Allora, un cutter... Qual è? Un cutter. Questo qua, cosa serve questo? Questo a che serve questo qua? Il cutter è questo? Ma non mi viene il brivido. Un cutter? Questo? Questo? Ok. Cioè, quindi io dovrei tipo stare così? Tipo, stessa pressione? Ma così? No! No, raga, mi facete... Non lo so fare. Cazzo si fa? Lascialo riposare un minuto. Non è facile. Me ne sto accorgendo. Poi mi dicono persone che si stanno laureando a belle arti, lascialo asciugare un minuto e che continuo a fare. Tenga sus, non mi sto fermo. Perché? 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 Se ci aggiungessi un po' di argillina qua. Argillina, vieni qua. Se facessi un po' tipo così. Pensavo un vaso grande. Secondo me, se lo facevo più grande, mi veniva meglio. Vedo come vuol dire. Perché ho preso come riferimento quella scodellina. Ma secondo me... Secondo me, guarda che è venuto Benone Fit... No, 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 stia fermo, per Dio. Stia fermo, stia fermo. Grazie. Grazie. Sento dei bozzettini. Più un vasetto? No? Basta. Basta. Ciao padre Violo! Io penso di continuare a fare ceramica.
Che è sto piezca? Che si è attaccato? Io penso di continuare nella mia vita. C'ho un futuro e lo tocca. Non riesco a stare ferma. Madonna mia. Allora, per me potrebbe andare bene così. Cioè, poi magari lo pitturiamo in live. Insomma, mi piace su bozzetto qua. Va bene, punto. Mi dice nit, cioè proprio se va bene, ti devi stare ferma. Ti devi stare ferma. Lascialo asciugare ancora un pochino e poi staccalo. Ok. Però vedi, nit, cioè, poi è venuto un po' bozzettato. Dice, stai ferma, stai. Posso fare dell'intagliatura delle cose, no? Che bel bicchiere, hai visto? Hai visto? Anna, ma è palese che hai la mano. Dai, che diventiamo pro anche, vedi? Vedi? Per non quando si asciuga, si ah, quando si asciuga. Appena si asciuga un po' di più. Scusate. Nel frattempo qua sono creata un danno addosso. State qua. State qua, mannaggia la miseria. Vabbè, lasciamolo un po' asciugare. Cacchio vi devo dire. Ora è davvero stramorbido. Lo dice proprio. Guardate. No, ragazzi, ma le condizioni. Madonna mia, guardate qua, ma stamattina ho fatto lo shampoo, per Dio. Cioè, ma veramente, proprio queste cose me le devo far venire in mente quando no, c'ho i capelli sporchi e non ho un cacchio da fare. No, che dopo c'ho Idra, Marco Crepaldi, Magella Vanattim, cioè, ragazzi. Madonna mia santa, benedetta. Madonna mia. Ma già fa mi devo fare un'altra doccia. Mi devo fare palesemente un'altra doccia. E con questo coso che cosa faccio? Questa mannaggia miseria. Con questa argilla posso fare un cuoricino, un qualcosa. Ma si riesce a lavare? Ma sì, penso di sì. La potrò riutilizzare, ok. Che ci butto qua dentro? Raga, io me la voglio comprare le cose di argilla. Allora, scusatemi, mo io chiedo una cosa. Guarda, guarda quanti pezzi stanno. Si può riutilizzare? Io questa cosa non la sapevo, è molto bella. Allora, se io i materiali li lascio, cioè, li metto un attimo qua dentro, cioè, tipo un attimo questo. Queste cose qua. Si le porto di là, le lavo. Questo qua lo metto di là, cioè lo stacco, cioè stacco il pedalino. Lo metto di là e basta. Basta. Staccalo. Ma stacco il coso qua o stacco il vasetto? Anche il vaso. Sempre con quel coso. Il vaso. Ho paura, Nit. Ok. E ora?
Ok. Su cazze filo. Ora non ridete, ragazzi. Fabiola, per No. Fabiola. No. Ragazzi, ma questa cosa è assurda. Questo lo dobbiamo rifare. Questo è collassato, raga. Non ci sta niente da fa. Questo è andato. Questo è andato. Questo lo dobbiamo rifare. È inutile. Cioè, era proprio. Non posso fare una cosa come dico io. Io voglio fare una ceneriera. Posso? Come si fa? Mo me lo faccio vedere io. No, questo era quello di prima, era collassato, voglio. Era andato via. È andato. Un portachiavi. Un cuore, non si può fare. Ciao! Vado a turno in ospedale. Grazie mille per i tuoi consigli preziosissimi. Davvero. Grazie mille. Grazie. Un dildo in ceramica, ragazzi. Ma siete veramente molto posacenere. Come si fa con le due dita? Di che? Ma veramente grazie. Ma per tutto buono. Come si fa il posacenere? Porca miseria, porca miseria. Come si fa? Porca stile cocchetto a metà. Distruggilo, è orrendo, distruggilo. Ciao, Monkey. Tipo, no? Una cupoletta. No? No? Pizzetta.
poi fa ceneriere, no? Allora, mo io faccio così. Basta. E tutto attorno, tutto un bordo. Ragazzi, siamo proprio in questo. Non ci facciamo pigliare la paura. Buchetto. Aspettate, però si è creato un buchetto che è lo stesso buchetto di prima. Ma è caduto cosa là dentro? Vabbè, fa niente. Not bad, ragazzi. Mi sto capendo io, non vi preoccupo. È molto sottile da un lato. Sì, è per spegnere le sigarette al centro. Tipo. Vabbè, possiamo pure fare. Cioè, converga di qua. Converga di qua. Un massaggio, ragazzi. Concentrazione. Raga, ma io già so, ma raga, ma io già so pro. Cioè, io già sono a livelli che, cioè, capite, gente che va, sta all'università da anni ancora, cioè, rendiamoci conto. Fare un pezzo opposto, troppo sottile, credo. Questo me lo tengo da parte, facciamo così. Non mi preoccupare, qualcosa mi invento di là, non mi preoccupare. Mi invento qualcosa. Mi si muove da un lato basso e l'altro. Fermi. No. Buco al centro. Mi stavo pensando di rifare qua.
zitti, 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 tipo un petalo. Tipo un petalo. Un petalo. Tenete presente come? Cioè, tipo un petalo. Che voi non vedete bene da qua, mannaggia la miseria. Vieni di qua, telecamera. Vieni più di qua. Tipo un petalo. Nice, un po' più di dimensione. Ma che senso dimensione? Già sta, sta dimensione non va bene, sta dimensione. Dove? Fra, fra. E per poggiare la sigaretta? Però, tipo, hai capito? Disegniamo petalo bianco. Se lascio pure sta cosa viene pure a forme rose, se proprio vogliamo dire. No, ma va bene. Hai capito? Cioè, perché qua è un po' frastagliatello. Stai ferma, ma, no, ma già sta fermo. Oh, basta. Basta, basta. 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 Dentro è tipo una rosellina. Cazzo, sono già le 7, porca miseria. Fissa attentamente l'opera. Cazzo devo fare? Aspettate che vado a lavare un attimo le mani, eh. Non ve lo faccio vedere. Pezzo unico artigianato, inestimabile opera di Anna Manna. Bravo Goben, bravo. Mi fa piacere che comunque apprezzi. Sto facendo dei danni. Sto facendo dei danni. È proprio greve la vita da artigiana. È proprio, io mo mi do alla ceramica nella vita. Mi do alla ceramica. Ve voglio far vedere. Mi sono lavata le mani intanto. Cioè, tipo visto da così. Cioè, vedete la rosellina dentro? Cioè la no, ragazzi, ma come si fa a mettere a cam grande? Come si fa? No. Quanto sta? Qua. La vedete la rosellina? Vedete che perfezione. E questo era tipo un petalo. Che io, vedete, col coso così, tipo un petalo. Magari rosso, perché no? Rosso. Bello. Bello. È la mia opera d'arte. La mia opera. Guardate la maggiumina. Però comunque, cioè nel senso, io non so se potete capire che... Guardate qua, questo è il mestiere. Questo è il mestiere. Cioè, guardate qua. Guardate qua, ma già l'ha fatta a fare la doccia stamattina. Che cosa me la sono fatta a fare? Guardate qua. Io mi devo buttare di nuovo in doccia. Io mi inchino con tanta destrezza. Mi fa molto piacere che state capendo un po' qual è
il... Io questa la lascerei così. Stacchiamo. Questo la lascerei così. Il vaso intanto viaggia. Dove lo metto? Metto qua. 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 In questo modo che nessuno possa toccarlo, per Dio. Nessuno lo deve toccare. È la mia opera d'arte. Qua chiudiamo. Sta ancora del coso. Un po' così, un po' buttato a cazzo di cane. Poi gli attrezzi del mestiere. Prossima live dipingiamo. Può darsi pure che è un'idea, eh. Oh, è venuto tanto bello, tanto bello. Poi nella pittura fa schifo. Cazzo ho fatto? Vabbè. Che è sta spugnetta? A che serve? Ma io mi devo specializzare. Ma non devi staccarlo, sennò poi non lo stacchi più. Umarò. Umarò, ma io c'ho paura. Non lo stacco più, ma siete proprio sicuri che non lo stacco più? Vedete che pammo, spio e lo stacco. Ma già metto a fa? L'ho staccato però. Basta, l'ho staccato, non lo posso lasciare così. Fermo. Diamo il triste annuncio a tutto quello che è capitato, perché era così bello che si è rotto, porca miseria, si è rotto, non è più lo stesso, era così bello, era un fiore con dentro una rosa, non è più lo stesso, non è più lui, ma lo faccio vedere. Non è più lui. Si è collassato di qua, se ne è sceso tutto di là. Perché? Perché mi avete detto questo? Perché? Si riprenda, signor fiore, si riprenda. Era così un bel fiume, un bel petalo costruito, bello, se manteneva alert. Poi è successo che l'ho dovuto staccare. Dovevo aspettare che si asciugasse, ma perché mi dite questo? Io l'avevo lasciato là da parte. È caduto, c'era tutto questo petalo. Lo rifacciamo. Tu dici che palle. Lo rifacciamo.
Oh, è andata, raga. Ma quale piattina era venuto così bello? Era come un padre per me. Era venuto così bello. E mo me lo rifaccio in privato. Vi faccio vedere come lo faccio uscire. Va bene? Perché così no, raga, non c'ha senso. Non ten senso. Veramente non ha molto senso. Cioè, non ha... Come si fa? Cioè, raga, non ha senso. Non ha senso. Basta. 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 Era così bello. Era così... così geniale. Però ci resta il vaso, dai. Era così bello, raga, mannaggia la miseria, sto rosicando proprio di brutto. Cioè, sto proprio rosicando. No! Chi è che mi ha detto che dovevo prenderlo? Chi? Chi mi ha detto che dovevo prenderlo? Mi confondete. Volete il mio male. Volete il mio male. La gira dove sei... Mi è uscito in questo kit. Sinceramente non ti saprei dire. Ma penso pure da Amazon è possibile. Negozi da dove si dipinge. Mannaggia la miseria. Chi? Chi me l'ha detto? Chi? Mi ero lavata le mani. Avevo sperato bene. Ho detto questo è un regalo bellissimo. A cazzo di cane, perché mi è riuscito a cazzo di cane il pedalo, eh. Però siete delle persone malvagie, siete. Delle persone veramente molto cattive e malvagie. Mannaggia. Anna, io sicuro non l'ho detto perché non capisco un cazzo di sta roba. Mi sto solo pisciando sotto da... Vabbè. Mi avete illusa, mi avete... Riponiamo tutto qua dentro. Tutto qua dentro. Mi avete illusa. Guardate che schifezza, burdel. Come si lava sto coso? Tiene pure il motorino sotto. Come si lava? Ah. 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 Il vaso intanto sta là però. Almeno quello. Almeno quello. Almeno questo. Cioè, almeno questo, eh? Guardate quanto è bellino. Guarda, sembra un cesso però, effettivamente. Se lo allargavo un po' di più, lo stringevo più sotto, veniva tipo cesso. Basta il pensiero, ragazzi. No, non è che uno deve fare una cosa strana, bella, brillante. Perdonatemi, però, cioè... Io non sono un'artigiana, guardate come mi avete resa. Manca solo la tavoletta. Che carino. Allora, io ragazzi vi direi proprio che mi vado a lavare un attimo le mani. Stanno burdel che ancora porta a cava. Io quando vedo queste cose, perché... Io lo dovevo fare in un altro tavolo. Perché non l'ho fatto in un altro? Perché c'ho sempre pessime idee? Guardate... Un fravocatore. A me continua a sembrare mezzo dope, eh? La fantasia, quella sconosciuta. C'ho altri panetti di cosi. Non finisce qua. Pure i brillantini, cioè, guarda. I brillantini, guarda gli strassini. No, non mi finire qua sotto. No, la droga no. Io mi dissocio assolutamente. Allora,
Allora, ma faccio una cosa molto carina. Faccio questo. Vedete? Prendi questo. Lo stacco. Questo già è staccato. E lo butto dentro. Poi. Semmai qualche mattina, se mi alzo presto, posso provare, tentare di fare, capì? Invece stamattina un po' più morta, con una chiacchierata magari fare una cosa del genere. Porto un attimo tutto questo, tutto ciò di là. Mio Dio, pure la porta, ma che ci ho combinato? Mannaggia la miseria. Scusatemi. Io non capisco perché ho indossato sta maglietta. Guarda che monnezza.
sono andata in panico, che tipo all'improvviso non potevo più pulire quei cosi perché si attaccava tutta l'argilla, e quindi ho detto poi come la tolgo? Molto probabilmente sarebbe andata via comunque con l'acqua, il sapone, le sgrassature. Ma no, stava cadendo lo specchio. Che la Gianna passa nel disgrazio, può pure lo specchio. No, no, ti voglio bene, fammi stare tranquilla. Qua non bastano le secce, le secce. Capì? Le secce delle persone malefiche, malefiche. Le pecorelline, le serpi travestite da pecorelline. Eh no, effettivamente è un po' difficile toglierlo quando si secca, non è che, cioè, dopo dovrò pulire per terra. Stasera mi sa che sarà un'altra lunga serata. Lo specchio no, lo specchio no, mi dissocio assolutamente dalla rottura dello specchio, ma so pure io, è colpa mia che lo metto. Cos'è qua? No, no, lo stream deck pure, no, no, è stato tutto un disastro. Mi è andato nei capelli, mi è andato ovunque. Lo stream deck. Oh. Sono un po' maniaca della pulizia in realtà, eh. Infatti tengo i piatti da fa di là, credo che non sia proprio... Non mi faccio stare proprio bene. Guarda a cavaggio, da fravacà. Sono andata. Che io, se facessi vedere come sto, per esempio, a mia mamma, dice: ma che hai fatto? Che hai fatto? No, mamma. Mi ci fa pensare, ma. Che. Oggi 30, domani 31, sarebbe stato il compleanno di mio padre domani. Allora devo fare le cose per svagare la mente, che altrimenti cade in depressione e non se ne esce più. Non se ne esce più. Però io qui, dietro, tenevo salvato un po' di caffè e mo me lo prendo e mi devo fare una doccia. Cioè io... dovrei partecipare a Idra tra mezz'ora, mi sa che devo andarmi a lavare perché... cioè così no, cioè in questo modo no. Ok, non va bene, vatti a fare una doccia, Anna. Se lo sapevo, ma facevo stamattina, mi sono sincera, ho detto ma come faccio doccia shampoo così. Che bello ducciarsi, stare sempre profumati, se lo sapevo. Quanto siete patatini. Eh no, purtroppo a me queste cose mi pigliano un pochino. Che ci posso fare? Sto pure lontana da mia mamma, da mio fratello. Non è proprio l'ideale. Dopo Pasqua scenderò. Invece oggi lo fa mia mamma il compleanno, peccato che non si possa festeggiare, vabbè. Dopo Pasqua scenderò, stavo dicendo, per una settimana. Io sono stata ferma perché non sapevo fino a che punto, cioè fino a quando durava la zona arancione, rossa. Detto vabbè, ah, poi nelle feste pasquali ci sta tutto il blocco, le cose così, poi devo vedere casa e... niente, ho detto vabbè, lasciamo correre, poi semmai dopo Pasqua, se tutto si sistema, mi faccio, scendo giù, che sto un po' con loro.
Poi tutto si è accumulato in questo mese. L'altro giorno sarebbe stato il compleanno di mio nonno. Domani il compleanno di papà. E poi l'11 il compleanno di mia nonna. L'11 aprile. E poi il 12 invece è una data malefica. Proprio il 12. Mamma mia. 12... Mia nonna è morta il 12 aprile 2015. Mio nonno è morto il 12 giugno 2017 e mio padre il 12 novembre 2018. 12. Tutti col 12. 'Sarà un segno bruttissimo, perché si è portato via i miei affetti più stretti. Mia nonna mia nonna compiva gli anni l'11 aprile, è venuta a mancare il giorno dopo. Però lei se lo sentiva e lo diceva sempre: io voglio prima compiere gli anni e poi me ne vado via. Perché se mettete sui manifesti... Mia nonna era davvero una tipa strana. Se mettete sui manifesti si deve vedere che ho campato a lungo. Mia nonna aveva tipo 84 anni, così. Che veramente oggigiorno dire 84 anni è tanto, Pensate, mio padre teneva 52 anni. Insomma. Cazzo, sono nato il 12 ottobre. Che devo fare, mannaggia? Botiamo il 12 come numero. Strana coincidenza, sì, ma mio padre lo disse. 12 la nonna, il 12 il nonno, il 12 andrò via pure io. Infatti, la mattina, alle 8 del mattino del 12, lui proprio lo diceva, sta a distanza di una settimana. E mi ricordo che quando veniva il compleanno di papà, era bello perché entrava tipo la primavera, no? Quindi pure il cambio d'orario, così, allora tipo sanciva, oh, siamo quasi vicino all'estate, quando noi eravamo piccolini. E quindi mio padre poi o ci portava a fare l'aperitivo, i dolcetti a casa, quelle cose là. E poi comunque, ieri è stato il compleanno del mio coniglio. Auguri, quanti anni ha il coniglio? Mi teneva quelle 2-3 pasticcerie preferite e ci chiedeva sempre: ma quest'anno dove li prendi i dolcetti? Li prendo qua o li prendo là? Mio padre cercava sempre cose più raffinate, pure quando a mia mamma voleva fare il regalo del profumo più ricercato al mondo all'epoca, sarà stato tipo 6 anni fa, credo, sì, e c'era sto profumo, mio padre se lo fece arrivare tramite la cosa, quello più costoso, più al mondo, più ricercato al mondo, guaglio come puzzava quel profumo. Ciao Grey, un anno, Anna mi dà l'impressione di una persona che ha un gran cuore, e non è una cosa buona in realtà sempre, bisogna essere anche un po' stronzetti nella vita, perché altrimenti ti pigliano. Barbarella, ciao, ha messo il follow, però non si vede, visto che gli alert hanno deciso di scammarmi, e quindi niente, perdona le condizioni, ma qua abbiamo lavorato, e niente, mia nonna ha 91 anni, diciamo che tutta la sua famiglia è abbastanza longeva. Qualche zia è arrivata a 100 anni, invece purtroppo mio padre ci ha lasciato a 47 anni. A settembre sono 21 anni che non c'è più. Ovviamente ti capisco. Mia madre dice sempre che deve imparare ad avere più cazzimma, sì. Pure mia mamma dice sempre: tu fai tanto la dura, tanto la tosta, ma in fondo ti sciogli per niente.
cazzacchiona. Un po' così. E quindi niente, ogni tanto, che io sì, voglio fare tipo un po' stronzetta, ma in realtà poi oggigiorno per quello che accade proprio in giro, avere un gran cuore non serve ad un cazzo, fondamentalmente, cioè non è che si va avanti così. Ma ad esempio ho parlato con mia mamma, lavorava in una scuola paritaria e l'hanno un po' truffata, che sarebbe la cazzimma e la domanda proprio della vita. L'hanno un po' così, l'hanno assunta, seguiva dei ragazzi con delle disabilità, sempre fatto questo, però poi l'hanno messa anche a dirigere l'intera classe, quindi potete pensare un attimo che... E le staccavano il contratto ogni mese, non è una scuola statale, è privata, al che... giustamente mia mamma, poi tutto il mese di marzo a casa l'hanno lasciato con contratto, febbraio ancora glielo dovevano pagare, e mia mamma diciamo che si è sempre un po' lasciata guidare da mio padre, sempre, ma pure perché mio padre era diciamo una persona estremamente intelligente, perspicace, ma non perché era mio padre, perché veramente era così, l'avrei ammirato in egual modo anche se fosse stato comunque una persona estranea, e quindi comunque mia mamma si lasciava un po' guidare da mio padre, ma non essendoci più quella figura, purtroppo mia mamma sta un po' nella maretta comunque così confusa, mi chiedeva pareri per come proseguire, cioè ho detto mamma devi chiamare, mamma devi andare, devi fare così un mese di questa tiritera, febbraio non pagato, marzo. E poi il bello che dirigente di questa scuola, cioè mia mamma sta in contatto con le altre professoresse, convintissima di seguirti, invece sono una scamona, non ti preoccupa Barbara, figurati, mia mamma cioè ha stretto amicizia con altre colleghe, alcune colleghe sono state licenziate, mia mamma e un'altra collega non sono state licenziate, ma non sono state più chiamate là ad insegnare perché non stavano facendo la DAD, peraltro questa cosa boh secondo me sarebbe da denuncia, che, diciamo se le disposizioni è fare in DAD non credo che sia adeguato, dice vabbè ti bambini lasciamo sta, e mia mamma sta in contatto con le altre maestre che stanno lì, la dirigente dice alle altre maestre no, quella non è venuta più, ma mia mamma dice ma io sono venuta là per capire se devo proseguire o non devo proseguire, ancora il contratto, ancora sotto contratto, tu vai a dire alle altre non vuole venire più, ma quando mai, al che ho pigliato, ho chiamato la scuola, ho detto sentite ma che dobbiamo fare, cioè ma che dobbiamo, che a mia mamma la stanno e senti più, cioè ma che dobbiamo fare, capì? Cioè mia mamma ha ricevuto le chiamate a Roma per insegnare così, ma non si è spostata perché stava sotto contratto con voi. Guardate dicendo che mia mamma non vuole venire più. Invece sta ancora sotto contratto e mia mamma è venuta un paio di volte per capire che cosa doveva fare. Cioè ma stiamo fuori? Febbraio ha lavorato tutto il mese. Ancora glielo dovete pagare? Siamo ad aprile. Cioè dovevano pagarlo diciamo a marzo, metà marzo così. Che dobbiamo fare? No. Cioè, piglia proprio per il culo le persone. Avere un gran cuore ti lascia scoperto il fianco in modo talmente drastico che diventa quasi un invito ai malignotti ad approfittarsi. È vero. Vorrei avere pure lo stesso pugno nel contrastare chi veramente è maligno, così cosa rigirano come cavolo vogliono. A volte dico pure, ma lascia sta, stanno altri problemi nella vita, lascia perdere proprio. Per Dio.
Cioè, davvero proprio. Oggi, per esempio, ho letto e ho risposto a dei commenti a. Non mi ricordo chi cacchio era. La morale del cervo. No. Chi cacchio era? Chi era? Oddio, ciao Amber, buonasera. Chi cacchio era? Non mi ricordo. Devo fare tipo un cambio account. In quel di Twitch, in quel di Twitch. Ho letto dei commenti, uno che se n'è uscito proprio. Mamma mia, a volte proprio. Perché quel panzerotto di Gianluca Anna così con lì, ho una coppia che scoppia letteralmente parlando, un altro che rispondeva chi sono ste tre? Chi è Abicocca? Uno, questo rispondeva, è l'unico uomo di Idra Selvaggia. L'unico uomo, cioè proprio, capì? Proprio che devono andare a rompere proprio il cazzo queste persone. E diceva, ma non ci perdere il tema, nonna mia, mamma, ma non ci perdere il tempo, per Dio, per Dio. Ciao a tutti. Oddio, è partito il video quello sulla ceramica. E cioè veramente proprio poi ha detto a me rigiri la frittata, ho detto no, sei tu che non hai risposto a quello che ho detto io, porca miseria santa, invece sei tu che hai rigirato la frittata. La sua logica era, leggo soltanto questo commento, sì girami la frittata, non sei te che fai la moralista e poi sei fidanzata con ciò che tanto combatti, cioè con una persona che insulta gli altri. E non tirartene tanto fuori e non crederti intelligente, che una che calunnia l'ex, questo stava nella mia vita, solo perché vi siete lasciati non ha nulla da insegnare di non in quanto a intelligenza e maturità, di intelligenza e maturità. Cioè, capito? E questo stava nella mia vita, cioè io ho risposto, guarda, io risottoscrivo tutto quello che ho detto, forse non ci siamo capiti, ne ho parlato 350.000 volte, se tu non lo sai e non hai ascoltato non è un problema mio, poi se manco lo capisci, se io ti facessi per caso dei disegnini e manco lo capisci, c'hai dei deficit cognitivi abbastanza evidenti, poi non hai risposto alla domanda che ti ho fatto prima, hai soltanto riaccusato ad personam, hai buttato in mezzo una cosa che non aveva nulla a che fare col commento che ho fatto precedentemente, poi a me dici giro la frittata, cioè vai che di personaggi come te ne hai incontrati nella vita, Tang Trend ancora devi vedere come funziona il tutto. Buonasera, sono ritornata, chi? Maronna ancora, sì. Tante volte oltre al buon cuore anche la troppa educazione nel non mettersi sullo stesso piano di chi fa ste trame per fottere e rigirare la frittata. Sì. Ma quello del commento quanti anni ha? 3 per caso? Ma secondo me sono degli adolescenti che veramente hanno completamente sfalsata la scala di valori, non si fermano là a riflettere. A me hanno insegnato sempre che comunque prima di sparare a zero, ma pure sul web, sempre proprio, non dico mettersi nei panni degli altri, perché è difficile empatizzare con una persona estranea che non si conosce, anche se io empatizzo pure con chi non conosco, però proprio, cioè cercare un attimo di attivare il cervello e riflettere, dice, ma forse ci sarà qualche pezzo che mi manca prima di dire questa cosa, e effettivamente la conosco bene questa situazione tanto da pronunciarmi o accusare o criticare qualcun altro. Niente, oggigiorno si dà aria alla bocca come se niente fosse, dando proprio per scontato che, capì? Qualsiasi parola proferita sia legittima. Solito classico giochetto di quello che ti punta il dito contro, quando poi lo stesso che ti punta il dito contro c'ha il difetto. Tipo, rigiri la frittata, e poi era lui che aveva rigirato la frittata. Non crederti così tanto intelligente, io sono l'ultima sputazza in questo mondo, l'ho sempre detto. Di certo non devo andare in giro a decantare comunque le mie doti o le mie capacità, assolutamente me ne fotte proprio un cazzo. O nel sentirmi elogiata dagli altri, anzi se venissi elogiata cringerei nella maniera più assurda possibile. Un commento che non c'aveva nulla a che vedere, a che fare con il contenuto del video, peraltro. Ciao Ts, Crazy Tambu, buonasera. Che insomma a volte dico, ah lascia perdere, ma lascia fa, vai, altre volte dico, no.
Cioè, nel senso, oh, stanno parlando di te. Risponde, ma che ci avrà 13 anni, 14, ci avrà 20 anni, è un deficit cognitivo, lo ripeto, perché una persona che si comporta così, secondo me c'ha qualche carenza, diciamo, a livello di riflessione logica e critica, avrà qualche evidente limite nel capire dei contesti, delle cose così. Dico, vogliamo lasciar passare tutto, però c'è pure un limite, nel senso, e che diamine. No, prima sì, li trovavi i cazzoni. Si fa sempre a gara a chi fa la voce più grande. Con mio padre, che per fare un discorso conto fino a 5 dicendogli di ascoltarmi e ancora non capisce. Ignoranza totale ed empatia zero. Sì, sì, che poi queste problematiche si possono trovare tranquillamente nella propria famiglia, per carità di Dio. Tant'è vero che stavo parlando con un ragazzo che mi ha detto che sta quarantena l'ha portato proprio allo stremo più totale, visto che comunque non aveva un grandissimo rapporto con i genitori, e mi ha detto che è stato male, è stato malissimo, cioè sta ancora tuttora male, vorrebbe andare via di casa. Sono i genitori, sì, sono genitori, ma non è detto che i genitori per forza riescano a capire comunque le problematiche dei figli, per carità. C'è un esempio con la mia amica che lei dice A, loro rispondono B. Meno io su questo sono stata fortunata, ma davvero, sono stata veramente molto fortunata. C'erano sì delle divergenze di pensiero, c'erano sì. Con la mia famiglia mi sono sempre confrontata apertamente. E non ho avuto problemi nel farlo. Nel momento in cui ero io che mi chiudevo, era per un mio capriccio, non per una loro incompatibilità nei miei confronti. Su questo sono stata molto fortunata. Altre persone invece non possono dire lo stesso, ahimè, come per esempio te, ancora non hai raggiunto un livello di comunicazione efficiente con tuo padre, per dire. Problematico no, ci vuole comunque rispetto, ma spesso noto che quelli che possiamo chiamare giovani rispetto non ne hanno manco per se stessi. Infatti sì, io è quello che gli ho risposto, ho detto guarda che è stata un'altra persona, ha detto guarda Anna, nonostante non condivido magari quello che è stato detto, però comunque reputo che il commento di questa persona sia veramente al limite, anzi io lo segnerei pure. Ho detto ma lascia fare, perché tanto la figura di merda la fa lui che mostra tanta stupidità, per dire, non la brutta figura non ce la faccio io a lui. Crede di fare illazioni non sapendo nemmeno le cose. Io sono sempre stata, cioè mi hanno insegnato che quando non si era a conoscenza di qualcosa era meglio stare in silenzio piuttosto che sparare delle cazzate e fare una figura di merda e poi essere smentita. Cioè, a me hanno solo rovinato la vita, dice Zoe. Madò, che brutta cosa che mi è successa. Ho finito le cartine, ti ho visto accendere la siga in testa mia. Dagli, ce l'ha Anna la cartina, poi vado di vuoto, sto dietro lo schermo. Mi sa che 2 ore di sonno a notte sono poche. Sì? Scusate il disagio. No, ma guarda che pure io sto dormendo pochissimo. Infatti io arrivo a quest'ora che sono già stanca. E pensate che invece mi resta da fare ancora una live con l'Idra. E mi resta da fare ancora una live con Marco Crepaldi. E poi devo togliere tutta la zozzimma. E poi forse se sarà posso andare a dormire, anzi manco tanto perché devo vedere alcune cose. Non è sempre colpa dei genitori, io da piccola tenevo nascoste cose, non si immaginavano neanche. Appunto ti ho detto, poi quando capita così magari era colpa mia che mi chiudevo, ma non era colpa di una loro incompatibilità a livello comunicativo, empatico. Intendevo a quelli che dicono merda sui genitori, ma vabbè, ampiamente malleabile come concetto. Sì, ok, non avevo capito che ti riferivi ai genitori, però comunque sì. Sarà una stupidata, ma invidio molto un minimo di comprensione da parte dei genitori, Anna. Poi nessuno è perfetto, ma ogni giorno ammiro sempre meno mio padre e mia madre. Guarda, c'è stato un periodo che anche io pensavo lo stesso, invece non mi rendevo conto della fortuna che avevo in realtà, cioè perché capì, per miei capricci, perché io volevo vincere una determinata situazione a costo di tutto, non mi accorgevo che effettivamente stavo sbagliando, invece magari loro stavano cercando di darmi un consiglio. Ti dico la sincera verità, poi dipende dai casi ovviamente,
chi è nato col web non ha l'idea dell'alternativa, della possibilità di poter anche tenere per sé la propria opinione o che possa esistere un punto di vista diverso dal proprio. Oggigiorno è una cosa molto difficile. Tutti vogliono avere la libertà d'espressione e di critica, ma nessuno è disposto ad essere soggetto a critica. Ma critiche, non insulti, o offese, dico critiche. Come sta il coniglietto, Anna? Simo, purtroppo Luna è venuta a mancare a novembre. Non c'è più. Beh, dipende da caso a caso, ma a volte i genitori non sono adatti a crescere dei figli. Sì. Boh, scusate lo sfogo anche se off topic. No, stavamo parlando di questo. Sì. Cioè, nel senso, non è che... allora perché si è genitori, allora si è nata la capacità di poter crescere dei figli. Io, per esempio, so che anche a 30 anni purtroppo non avrei le capacità di mettere al mondo, crescere un figlio. Non me la sento al momento, non credo di essere adatta per poterlo fare. Il mio orologio biologico ovviamente mi rema contro, però cioè, nel senso, se non mi reputo adatta ora, perché dovrei farlo? Cioè, per quale motivo? Cioè, sarebbe veramente soltanto un peccato per il nascituro, cioè. Mio Dio, non lo sapevo, scusa, mi dispiace, non ti più qua. Purtroppo è così. Madonna mia, raga, io devo mettere subito a lavare i panni. Subito. Ma la padrona di casa. Comunque ultimamente, raga, cioè, vorrei tanto dormire, riposarmi, ma, oh raga, ma sto cacchio di Instagram che dà problemi, ma ho sempre meno opportunità per poterlo fare, mi sveglio di botto. Stanotte ho sognato che ero in live. Peraltro, stanotte a buffo ho sognato che stavo in live e mi era venuta la paranoia perché tipo non avevo settato la categoria, tipo tolto la categoria perché stavo dormendo, tipo sleepy. Ho detto certo che forse probabilmente mi servirebbe un attimo di pausa, pure perché è un periodo abbastanza stressante. Detto, però si entra in un loop particolare quando si streama, cioè tipo vabbè dai, mo mi metto a streamare, mo mi metto a fa, mo mi metto mi spingo sempre oltre, ma forse dovrei un attimo, cioè, fermarmi, prendermi un paio di giorni, non lo so. Praticamente nel sonno sta ancora l'ora, capì? E non mi lascio, cioè stamattina mi sono alzata alle 7, sono andata a dormire alle 4, mi sono alzata alle 7 con st'ansia, con sta paura, poi mi volevo rimettere nel letto, ho detto boh, mi vado a fare doccia e shampoo, piglia, poi esce alle 10:30 che devo andare a vedere le case. È un loop continuo e mi sto spingendo sempre oltre, non tenendo conto che per esempio io non sono più in grado di partecipare in altri canali, per dire. Io per esempio ho Marco Crepaldi, ho detto di sì, mi fa ovviamente molto piacere, soprattutto perché lui è venuto sul mio canale ed è anche una sorta di tu sei venuto sul mio canale, io vengo sul tuo canale, in modo che poi soprattutto, vabbè, con Crepaldi si instaurano sempre dei discorsi abbastanza interessanti. Però per dire, ci sta un altro ragazzo, anzi altri ragazzi che streamano sulla piattaforma e mi hanno detto: Anna, vuoi partecipare, vuoi fare così, così? Oggi mi hanno rinvitata sul loro canale e mi hanno detto: stasera alle 21 andiamo di nuovo in live, se ci sei. Io mi sono resa conto che veramente non c'ho più il tempo. Alle 21, ho detto alle 21 c'ho Idra, alle 22 c'ho Marco Crepaldi e prima c'ho la mia live. Cioè io mi rendo conto che anche se volessi non riuscirei a partecipare ad altri canali, a meno che non sia un sabato e una domenica, perché la mattina devo fare cose per me e per la casa, poi
pensa alla mia live, poi pensa alla live dell'Idra, vai in live tu, vai in live all'Idra, poi serale andare in un'altra. Oh mamma mia ragazzi, io per esempio dopo la live con Emanuele Casto, cioè ero sfinita, io già a quest'ora sono sfinita, io a quest'ora sono sfinita, cioè non riesco a rendere più, non connetto più, ad un certo punto non connetto più. E magari prima stavo molto sul pezzo, le notizie, le cose, questo, raga, io non ce la faccio più, cioè sono completamente svuotata. Ciao Peggy, ci vediamo tra poco, devi riposare di più Anna, lavori 24 su 24 praticamente. Sì sì Amber, mamma mia, non ho più un attimo per me, anche quando per esempio quando per hobby, no, voglio vedere qualcosa per svagarmi la testa, io vedo sempre cose in funzione eventualmente delle live, tipo vedo sto film perché magari posso trarre un contenuto per la live. A parte l'altra sera che mi vidi, ma manco l'ho visto del tutto quel cartone di cui vi ho parlato, così che mi ricordavo quando ero piccolina, cioè veramente proprio sto boom 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 sempre, non c'ho un attimo in cui dico oh fermati, che ti vuoi mettere a fare? Ti vuoi mettere a leggere un libro? Non ascolto più musica. Questa è una cosa gravissima per me. Questa è una cosa proprio grave. Cioè, che fa musica darei di tutto. Non ascolto più, non ho più un attimo per dire ok, ma mi metto ad ascoltare un po' di musica. Ma paradossalmente, pure già quando, per esempio, mi trucco, mi preparo per andare in live, che devi portare che cacchio ne so, il servizio delle Iene, mentre mi trucco, mi guardo, mi sento il servizio delle Iene per poi andare in live. Non è più vita. Stesso discorso di Mara fatto oggi alle 15 LOL. Vabbè, ma paradossalmente credo che chi ha un impegno di questo tipo è quasi... vale per tutti così, eh? Vale per tutti. Lo stress è una cosa bruttissima e ne so qualcosa, sì. Non andarci in burnout. Guarda, ultimamente credo che sto più o meno sullo stesso orlo. Metti i gigioni di sotto, non sarebbe già una mezza cosa la mazza di abicocca. Già sarebbe una mezza cosa, almeno variasse pure un pochino. Invece no, io ho dormito 2 ore a stenti e per di più ho anche fatto un sogno stranissimo che fortunatamente non ricordo molto, ma quel po' che ricordo ancora mi turba. Ho sognato che mi hanno spruzzato tipo una lacca acida sui capelli e ne sono venuti tipo via una via tipo parrucca e sono rimasta con la testa pelata. E poi ricordo di aver guardato sta parrucca e aver notato tipo il cuoio capelluto e nel sogno ho pensato che non mi sarebbero più cresciuti. Una tragedia, guarda, mamma mia, che un film proprio, ma veramente una tragedia, un horror. Oh mio Dio, vedi, mo sono le 19:46, facciamo un raidino veloce, vado che vado un attimo a sciacquare perché in queste condizioni. Facciamo un ride. Ma. Allora, facciamo sto ride. Che è questo? Ah no, facciamo il ride a Vanessa Mirin, ma per ricambiare. Non l'avevo vista. Stata sera americana, devo dire la verità. Lei? Oh, andiamo a salutare Vanessa Mirin, mi raccomando. Lasciamole tanti cuori, perché è una ragazza veramente, secondo me, che può dare veramente ottimi contenuti. E noi ci vediamo tra un quarto d'ora da Idra Selvaggia. Appena stacco di Idra Selvaggia alle 22 sarò ospite sul canale di Marco Crepaldi, mi raccomando, vi voglio vedere pure perché commenteremo vari link, sapete quei linketti un po' stronzetti sul femminismo eccetera eccetera, insomma è a scatola chiusa per cui non lo so. Ma comunque commenteremo questi link insieme a Marco Crepaldi. Mi vado a lavare. Ci vediamo tra un quarto d'ora e ad Idra Selvaggia 22, Marco Crepaldi. Un bacio, grazie mille per la compagnia e per le risate. Nulla, ci vediamo tra poco.